tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. È un video velocissimo perché voglio ringraziare Antonio Pusceddu per averci mandato questo bellissimo pacco, tra l'altro super inaspettato. Solitamente alcuni di voi avvisano prima di mandare il pacco, invece qua ho visto e ho detto: ma ci sarà del cibo dentro? E così è più sorpresa. E tu pensi sempre al cibo, però sempre al cibo. Avviciniamoci, guardiamo, avviciniamoci il pacco. Io l'ho aperto in guardiamo il pacco, sì. Guardiamo il pacco. Sì. Ma la cosa più bella è per la mitica Fiona, grazie per il mitica. E poi c'è: e prendilo un regalo. Perché solitamente è prendilo un aereo e sì, prendilo un regalo. La cosa che ho apprezzato tantissimo è il fatto che la lettera sia scritta a mano. Di solito molti si mettono lì al computer e stampano. Invece questo, a parte bravo Antonio che non scrivi con le zampe di gallina, e quindi ho potuto leggere senza problemi quello che hai scritto, grazie mille, perché la lettera era proprio carina. Molto simpatico il nostro Pusceddu Antonio. Allora, meno male che Pusceddu Antonio di Sardegna non poteva che regalare del pane Carrasau, che è buonissimo. Tra l'altro scrive Antonio all'interno dei suoi consigli per gli acquisti buttarci sopra un po' di olio, un po' di sale e metterlo in forno, e diventa pane Guttiau, qualcosa del genere, se non erro, correggetemi. Secondo me ti stai inventando delle cose, ma fa poi niente. Poi c'è della carta. La carta non ci interessa. Ma è come quella che usano per i rapimenti, quella data sopra, per dirti che... Ma smettila! Carta. C'è del cibo, no? Carta. È sempre pensare del cibo. C'era il fiocchettino. Allora, questo sono sicura essere un libro, ma non l'ho aperto perché volevo avere la sorpresa. Ok, sei pronta per la sorpresa? Sarà qualche libro sui dittatori. Oh. Così, adesso invece ho un libro di cucina. No, perché non ho letto mai la padeggiata. Ho una cosa per curare la psicopatia, non lo so. È utile. Mi prendo il naso. Sei pronta? Io sono pronta. Io no. No, che carino! Grazie! Avevo detto, mi sai, in qualche video che ero curiosa di leggere il libro della Pina, che era andata a Tokyo, ma non l'avevo preso alla fine. Grazie, bellissimo, sono super contenta. Dovete sapere che la Pina, che è una conduttrice radiofonica, tra l'altro fa tantissime altre cose, adora tantissimo il Giappone, c'è stata più di 70 volte a Tokyo. Beata a lei, 70 volte. E quindi ha scritto tutto questo libro sulle cose che a lei piacciono, sulle cose del Giappone, e non avevo proprio neanche avuto occasione di vederlo di persona. Fa vedere come è fatto questo libro. Allora, la Pina racconta come ci si sposta. Per un attimo ho letto come sposarsi, ma forse non era giusto. Ma che bello! Allora, diciamo che è una guida così molto easy per muoversi in città. E grazie mille Antonio, sei stato molto carino. Grazie ancora, è stato bellissimo. Io pensavo già qualcosa sui dittatori, sulle quelle robe. Invece nazismo. No, che quello alimenta la brutta persona che è in te. Questo invece dovrebbe così ammorbidirti, vabbè. Forse. Ok, grazie mille Antonio, sei stato super gentile. Adesso me lo andrò a sfrugugliare tutto questo libro. Sfogliare in italiano, sì, non so come si... non è giusto. No, vabbè. Non so in Albania se si dice diverso, però sfogliare. Come si dice sfogliare in albanese? Non lo sai. Fa niente, puoi chiudere il video allora. Va bene, comunque. Se volete mandare dell'altro cibo, mi raccomando, mandatelo senza pensarci due volte. Se non volete mandarlo, mandatelo uguale. Trovate l'indirizzo ovunque, lo trovate sia sul sito che sulle informazioni del nostro canale YouTube. Grazie mille ancora Antonio, sei stato molto gentile, infatti mi diceva quando aprirai il pacco capirai perché ho deciso di mandarlo. Grazie ancora, tanti baci e tanti abbracci, mi raccomando del cibo! Ciao!